sostegno al CFP Cebano Moregalese, che è una scuola professionale. Da sempre l'acconciatura fa parte dello stile di ogni persona ed ha modo di esprimere la propria personalità. L'acconciatura è parte integrante della moda di ogni epoca e segue o anticipa le tendenze. Quali sono le materie caratterizzanti il percorso di studi? Il corso di operatore del benessere acconciatura prevede le seguenti materie professionalizzanti, ossia pratiche: lavaggio dei capelli, messa in piega, acconciature speciali, taglio dei capelli, permanente e colorazione, che sono materie invece più tecniche. Le materie teoriche invece principali sono dermatologia, ossia lo studio della pelle, la tricologia, che è lo studio del capello, chimica, anatomia e infine gestione del servizio, per imparare appunto a gestire il salone. Nel corso del terzo anno è previsto uno stage presso le aziende del territorio, in modo da permettere ai ragazzi di conoscere anche la realtà lavorativa. Quali sono le capacità e attitudini richieste ai ragazzi e ragazze che desiderano affrontare questo percorso? Allora, il nostro è anche un lavoro manuale, quindi servono attitudini ai lavori manuali sicuramente, serve molta attenzione al dettaglio e molta precisione. Occorre essere curiosi. Sono indispensabili tanta passione e perseveranza. Sappiamo anche che al parrucchiere sono richiesti senso estetico, creatività, per potersi proporre ai clienti in modo sempre innovativo. Quali sono gli ambiti lavorativi e di studio a cui si può accedere al termine di questo percorso? La scuola di formazione professionale, che porterà alla qualifica a fine triennio, è il percorso più consigliato per chi intende intraprendere la professione di acconciatore. Fornisce infatti solide basi, non solo pratiche ma anche teoriche, per l'acquisizione di un metodo di lavoro indispensabile al fine di poter crescere e affermarsi nella professione di parrucchiere. A completamento del percorso triennale c'è un quarto anno abilitante, facoltativo, ma assolutamente consigliato, in quanto dà la possibilità ai ragazzi di diventare in un futuro titolari di un salone di acconciatura. E possono accedere ad un tirocinio presso un salone di acconciatura, possono essere assunti come apprendisti e successivamente lavoranti presso parrucchieri, e comunque consigliato seguire costantemente corsi di perfezionamento e corsi avanzati di aggiornamento, questo sempre.